solo 6 uomini a disposizione di mister Cristian Brocchi, che ricordiamo ha dovuto prestare alla prima squadra in maniera anche importante Calabria, ed è Santis e deve fare a meno di tanti tanti altri giocatori. Vediamo la lettura delle formazioni mentre Andrea Medi Pesera ha dato il calcio d'avvio. Ancora il Cittadella con Costa. Costa allarga per Bizzotto il tiro ed è rete, incredibile. Cittadella in vantaggio. Ronchi riesce a servire un buon pallone per Masturi, il tiro, traversa, traversa da parte di Masturi e poi Ronchi. Ancora Zio Smainovic allarga in maniera molto intelligente verso Turano, mette in mezzo questo pallone che balla all'interno dell'area di rigore, ma c'è ancora Masturi che preferisce appoggiarsi dietro verso Felicioli. Pallone messo in mezzo, la girata di testa da parte di Crociata, totalmente libero. Ancora Turano, bella palla fatta filtrare da Ronchi verso Zio Smainovic, triangolazione chiusa, ancora Ronchi, il tiro dentro di Michael Fabbro. Ma che azione stupenda da parte dei rossoneri, 1-1. Ancora Fabbro, c'è Masturi che si è allargato libero, però c'è Ronchi, 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 viene contrastato da Xamina, ancora Ronchi, c'è Mastalli, il tiro ed è rete! Ed è rete di Alessandro Mastalli, 2-1 all'ottavo minuto della ripresa. Mastalli, nato il 7 febbraio 96 a Bologna, insomma, arrivato nel settore giovanile rossonero da veramente molto molto giovane nel 2010. Attenzione però al Cittadella, ancora il Cittadella, ed è incredibile il pareggio. Il pareggio del Cittadella ancora con Bizzotto, quasi è quasi passata la metà della prima frazione. Attenzione però, erroraccio da parte della difesa del Cittadella ed è rete! Ed è rete! Ed è rete con Giovanni Crociata! Gol meritato per lui, 3-2 per il Milan. Fabbro però perde il pallone sulla carica dei giocatori del Cittadella, però c'è la pressione di Felicioli ed è finita! Ed è finita! Milan vince a Cittadella con il risultato di 3-2